Hanno dovuto aspettare 45 minuti i tifosi dell'Avellino per vedere i primi gol della loro squadra in questa annata di Serie B. Ma per la verità è partito con la ferma intenzione di contendere ai padroni di casa ogni velleità il Lanerossi Vicenza, che con Faloppa e Salvi ha subito messo in pericolo la porta irpina. Pinotti ha faticato a intervenire, ma era in buona forma e, come vedete, ha salvato. L'allenatore dell'Avellino, però, Viciani, contava molto sul gioco corto e ritmato per stroncare la manovra dei vicentini, e vi è riuscito, tanto che alla mezz'ora il gioco è cambiato. Dopo una azione andata a vuoto, gli irpini sparano da 40 metri e mettono in pericolo la porta del Lanerossi. Fine del primo tempo, ed ecco il secondo tempo. Traini atterrato in area, rigore. E sarà Lombardi a realizzare questa rete. Dopo un quarto d'ora, nuova segnatura dell'Avellino. Traini in azione individuale, rete. Vedremo adesso il gol da un'altra angolazione. 2-0 per i padroni di casa, come vuole forse una tradizione che gli irpini sperano di continuare.